Oh raga, 5 e mezza della mattina, stiamo partendo per il Lucca Comics. Fuori è ancora buio, occhiaie devastanti, ma si parte. Yeah! Ciao raga, io sono FedeFB94 e siamo appena approdati a Lucca Comics. Si parte bene facendo un paio di ore di colonna per prendere i biglietti e poi si vola, ci siamo. Prima tappa Japan Town. Allora, abbiamo preso le navette, non troppa colonna per fortuna, abbiamo aspettato tipo una ventina di minuti, che comunque sarebbero stati quelli che avremmo dovuto aspettare o che avremmo dovuto camminare, quindi tanto meglio aspettarli lì, anche se ha piovuto. Poi Japan Town, raga, incredibile, siamo andati dentro filati e adesso andiamo all'acquisto per forza, dai! Japan Town visto, ce la siamo cavata anche abbastanza agilmente, c'era colonna soprattutto per la biglietteria, poi siamo usciti anche alle navette, colonnina ok, grande bro. Adesso grandi, quelli che commentano sono il massimo, abbiamo mangiato il panino peggiore della storia, tipo con una salsiccia raga, 0% carne, ora facciamo la colonna, proviamo a vedere quanta colonna c'è a Napoleone. Games non fattibile Games oggi. Ecco, avete presente che vi ho appena detto che vedevo quanta colonna c'era a Napoleone? No. Ecco qua, la ludopatia si fa sentire. Se peschiamo questi ci spariamo, Attenzione, attenzione cosa c'è. No, l'ho già visto che è buono. No, vabbè raga, ma cos'è sta roba? Ma io fuori di testa, ma che palette è? Toh. Beccatevi questa. Ed eccoci qua raga, si conclude la prima giornata. Sono in macchina, non guardo in camera perché sennò mi schianto. E prima giornata è andata bene ragazzi, è andata veramente bene, abbiamo visto parecchi padiglioni, a una certa mi sono spaventato perché come primo padiglione, come avete visto Japan Town, poi quando ho visto la colonna al Carducci Games e al Napoleone ho detto aia, qua è come l'anno scorso, non vediamo niente, e invece poi in realtà abbiamo fatto una bella ruota di padiglioni, abbiamo visto J-Pop, abbiamo visto Hasbro, abbiamo visto insperatamente Bandai, incredibile che siamo riusciti a vedere Bandai, e Funko purtroppo zero. Domani quindi che cosa facciamo? Ci svegliamo abbastanza presto, subito coda al Games e speriamo di mettere le mani sul Jiraiya, sul Funko Pop in edizione speciale di Jiraiya. Poi penso che questa notte prenderemo sonno in un secondo. Secondo giorno, si parte come ormai da tradizione con la classica colazione alla pasticceria Bell'Uomini. Raga, le brioche sono devastanti. Dopodiché, subito colonna per il Carducci. Mamma mia, raga, siamo riusciti a essere dentro gli 8000 alla prima turnata che ha aperto il Games. Meno male, se no erano svariate ore di colonna, di Jiraiya in edizione limitata, preso, contentissimo, in realtà ho preso anche un altro pop, ma tanto dopo ci faremo un bel videino di loot di Lucca Comics. Comunque poco da fare, padiglione Games, sempre il massimo, cioè sembra di stare in una fiera parallela, è fighissimo.
Carducci in tutta la sua maestosità. Alla fine della fiera, non prendere i biglietti il sabato e la domenica si rivela comunque sempre un'ottima scelta. Anche se con calma siamo riusciti ad entrare in altri padiglioni, abbiamo visto padiglioni minori, non siamo riusciti ad entrare a Napoleone, ma ci proveremo domani. E per concludere in bellezza la giornata, l'attesa bomba d'acqua. Per fortuna che eravamo dentro al punto streaming e ce la siamo risparmiata. E eccoci qua raga, finalmente è arrivato il sole, siamo a venerdì e stamattina siamo alzati tardissimo, cioè siamo arrivati in città praticamente alle 10:30, però vabbè dai, cornetto classico con la crema chantilly. Poi ci siamo diretti subito al Napoleone, che incredibilmente non aveva praticamente colonna. Però la roba figa raga è che oggi cosplay a manetta, abbiamo visto praticamente più cosplayer oggi che siamo qua da 2 ore che negli scorsi 2 giorni, ma però vabbè, la pioggia ovviamente ammazza tutto. Ora, programma della giornata, mura. E faremo le mura nel pomeriggio, beccheremo un sacco di gente perché c'è il sole. Il prezzo da pagare per il sole sono state tipo raffiche di vento fino a 150 km all'ora, però dai, ci piace così. E basta, dai, giretto per le mura e si vola. Ragazzi, incredibile, inedito, Lucca Comics 2023, Squid Game, la sfida con fucili reali. Verso sera siamo riusciti anche ad entrare al fanco e tranne One Piece, Netflix e Prime abbiamo visto tutti i padiglioni. Concludiamo quindi questi 3 giorni di biglietto poveri ma felici. E di fronte all'abilità di questo Jedi io vi saluto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Oh raga, mica mi sono dimenticato dei cosplay, ma per quello video dedicato.